Dopo il confortante successo esterno di Perano, il San Vito 83 cerca conferme anche nella sfida casalinga che come al solito si disputa in posticipo al comunale di Ortona. I biancazzurri, approfittando anche dello scontro diretto tra le prime della classe Sporting Altino e Rapino, cercano il lasciapassare ai danni della Faresina avversaria di turno per rosicchiare punti alle prime della classe e pensare anche al sorpasso. I biancazzurri di mister Mancini, confortati dal prezioso ma sofferto successo interno con la Real Casale, cercano a loro volta di allungare la striscia positiva e tentare una risalita in classifica per puntellare la griglia playoff. Ma l'avvio farese è illusorio, visto che il tentativo infruttuoso di Rapino fa seguito all'immediata controffensiva dei biancazzurri sanvitesi, che vanno a segno con Innocenti, puntuale ad inzuccare perentoriamente a centroarea, sfruttando il tiro dalla bandierina di D'Alessandro. Gli ospiti cercano di replicare con l'irruzione di Parente, protagonista di un temibile diagonale intercettato a terra da Della Pelle, puntuale all'intervento in chiusura sul primo palo. I ragazzi della coppiata tecnica Nicola e Roberto Nardone fanno le prove generali per il raddoppio, con la buona opportunità sotto misura per Luca De Rentis, che irrompe dopo aver vinto un paio di duelli con i difensori faresi. Viene fermato da Esposito, che limita i danni, ma quest'ultimo non può evitare un nuovo dispiacere al 27esimo, quando il bomber sanvitese sferrella, confeziona il raddoppio per i suoi da vero rapace d'area, approfittando senza indugi dell'errato disimpegno di Disipio. Esposito, pur nella serata più difficile, riesce a meritare la sufficienza negando una rete praticamente fatta al sanvitese Luca De Rentis, ma perde il nuovo duello con Sferrell, che al 38esimo firma il bis personale con un gran colpo di testa che raccoglie lo spiovente da fermo di Filomarino e spedisce a gonfiare l'incrocio dei pali. La Faresina, che tenta una timida reazione con il siluro dalla distanza di Serafini, bloccato in scioltezza da Della Pelle, rimane anche in 10 dopo il cartellino rosso rimediato da Marrone, che rende ancor più utopistica la rimonta nella ripresa da giocare in inferiorità numerica al cospetto degli inarrestabili rivali, che sfiorano il poker con l'accoppiata Sferrella Luca De Rentis, con quest'ultimo che non riesce a sfruttare il suggerimento in aria del compagno di squadra. Per Sferrella va molto meglio in versione finalizzatore. All'ottavo, infatti, il signor Bucciarelli di Vasto concede un calcio di rigore assegnato per un incontro ravvicinato in area tra lo stesso Sferrella e Disipio, e il 9 di casa firma il poker di squadra e la tripletta personale. La reazione farese è affidata al neo entrato Cocco, ma è poca cosa per dare veramente fastidio a Della Pelle. Esposito, al contrario, non può evitare la cinquina griffata dalla Brozzi, che realizza con un perfido piazzato dal limite che si infila nel sacco dopo aver carambolato sul palo alla destra dell'estremo farese. Dall'altra parte Della Pelle mantiene la porta immacolata e non rischia neanche sul tentativo in area di Rapino. Il passivo della truppa farese assume al contrario proporzioni tennistiche dopo il sesto sigillo firmato da Sorgetti, che insacca con un diagonale ravvicinato all'altezza del primo palo. Ora siamo qui con il mister Mancini. Mister, quello di oggi è un risultato che forse non ci voleva. Sì, è difficile commentare una partita del genere. 6-0, non siamo entrati in campo, non abbiamo approcciato bene, siamo stati sfortunati su un paio di episodi iniziali e hanno messo subito la partita, insomma, in modo negativo. Poi non abbiamo avuto la forza di reagire, l'espulsione, insomma, strana di un nostro giocatore al 30esimo del primo tempo poi ha contribuito a chiuderla nonostante mancassero 60 minuti. Niente, quest'anno gira così, è dura, ci dobbiamo fare tutti mea culpa e c'è solo un modo forse di riuscire a risollevare la situazione, cioè quello di lavorare, perché non ne conosco altri. Mister Nardone, quello di oggi è un risultato importante che vi avvicina al primo posto? Sicuramente sì, è una partita approcciata bene e alla fine, tra virgolette, è diventata facile, ma non lo era, perché loro sono una buona squadra, hanno dei buoni elementi, un bel attacco, però oggi è andata bene e quindi ci avviciniamo un po' e vediamo un po' di andare avanti su sta strada. La prossima, mister? La prossima a Palena, e anche questa è una trasferta importante, noi cerchiamo sempre di vincere, cerchiamo sempre di andare a fare la nostra partita rispettando tutti e quindi niente, speriamo bene anche per la prossima settimana. Colgo l'occasione intanto per fare le condoglianze al nostro capitano che ha perso la nonna ieri e quindi tutta la squadra si unisce a questa cosa.